Frigoriferi, gabinetti secchi per l'umido utilizzati come bidoni per rimuovere materiale di risulta provenienti da lavori di ammodernamento di abitazioni, test di gravidanza, escrementi. E questo lo scenario avvilente che da qualche settimana si può vedere transitando per Fuorigrotta. Una bomba ecologica che con l'arrivo del caldo è esplosa, permettendo la proliferazione di scarafaggi, zanzare e topi. Via Cerlone è una pattumiera a cielo aperto, Piazza Italia invece è devastata dalla furia distruttiva di bande di balordi e tossicodipendenti. Ecco come si presenta il parco giochi, distrutto e pericoloso per i bambini. Le aiuole sono ricoperte di spazzature e le fontanelle, come si vede dalle immagini, sono state vandalizzate, così come le panchine. Stessa sorte per Piazzetta Veniero. Qui sono i commercianti e i cittadini che provano a dare dignità ai luoghi con pulizia periodica e la posizione di ceneriere amatoriali sulle panchine. Ma tra bidoni, barboni, inciviltà di molti cittadini e vandali, la situazione è questa, quella che si vede dalle immagini. I cittadini, esasperati ai nostri microfoni, hanno denunciato lo stato di abbandono e l'assenza delle istituzioni. Non so cosa pensarne, perché più volte è stata rifatta questa piazza e più volte è stata distrutta. Quindi dico io, alla fine, non è chi sta all'apice e quello che poi coordina tutto l'apparato, ma è proprio la gente che non è civile. Secondo me c'è bisogno soltanto un po' di disciplina, toccargli la tasca. Chiunque fa una fatta questa deve essere multato. E se non tiene i soldi uguaglione, paga i genitori, come una volta. Che in Africa forse stanno più puliti, non buttano neanche le carte per terra. Qua invece siamo in balia della sporcizia più totale. O il negoziante che pulisce, il negoziante di buona volontà, oppure purtroppo camminiamo evitando escrementi di cani, carte, di tutto di più. Quindi passarci bisogna stare bene attenti a dove mettere i piedi. Specialmente la sera, la notte, io abito un poco più avanti e ne sento di tutti i colori, bisognerebbe un maggiore controllo la sera quando ci sono tante persone che bevono, buttano oppure si trovano la mattina presto anche che dormono ancora da queste parti.